Buongiorno amici del canale, io sono Nikki Draven e ci vediamo per due venerdì di seguito, wow! E oggi vi porto un bel dipinto di cui sono orgogliosissima, è uscito una bomba, fantastico, adoro! Come sempre inizio da una delle parti per me più divertente, che è quella di provare un po' l'accostamento dei colori, che io già provo in digitale, quindi so più o meno quale sarà il range dei colori, l'ambiente, il mood che voglio imprimere all'opera, però poi insomma gli acquerelli sono un po' per conto loro e c'è sempre bisogno di fare delle prove tecniche. Ormai ho adottato questa nuova tecnica di pinzare, in qualche maniera fermare il foglio al mio supporto e devo dire che mi trovo decisamente meglio, anche se dopo un po' che si asciuga comunque il foglio non è come lavorarlo come quando è tutto completamente immerso nell'acqua. Però mi attrezzerò per cercare di tenerlo umido con magari delle puntine che posso staccare facilmente. Perché comunque se è un lavoro molto lungo, dopo un po' si asciuga anche l'umidità interna della carta. E insomma, sto preparando il colore principale che è formato da... Questo è Shadow Violet, che sarebbe la versione tarocca di Moon Glow dei Romance Mall. E lo userò perché mi piace tantissimo il sottotono viola. Qua è un viola un po' desaturato, io adesso lo spingo un po' di più verso il viola più saturo con l'unico rosso, questo Cherry Quinacridone Red, sempre di Romance Mall. Questi sei che vedete in basso sono tutti acquerelli di Romance Mall. E questo colore granula e separa in maniera molto evidente, per cui come vedrete nel dipinto sarà molto evidente la parte più violacea in contrasto con quella più desaturata. Qua invece sto cercando un mix per la pelle che dovrebbe virare verso il verde freddo con queste punte di rosso più acceso come punto di colore. E via si parte di bagnato su bagnato, ormai ci ho preso la mano e non mi ferma più nessuno, vado col colore principale e non ho paura di aggiungere anche gli altri colori più chiari, anche se questo viola tende un po' a mangiarseli.
Sto usando lo stesso colore sia per il legno intagliato che per la pelle, perché nel caso della testiera richiamo un colore argentato freddo, perché con questo viola ci sta benissimo, quindi niente dorato stranamente per le mie opere. E quindi per ora cerco di evitare la pelle, anche se ecco, adesso sto iniziando a introdurre questo colore, un po' magari anomalo. Però diciamo che la scelta dei colori in questo caso è relativa, cioè sto utilizzando diciamo, un modo diverso per pensare e anziché fare delle scelte assolute, quindi la pelle è rosata e allora usi quei soliti colori come giallo ocra, rosso, giallo, li mischi, sto usando, immaginate come di avere un filtro, quindi di colorare l'opera con i colori canonici normali, quindi la pelle rosa, il letto viola, però di avere sopra un filtro che li distorce. Ecco, questo è quello che ho fatto con la modifica digitale ed ecco perché c'è questa scelta anomala di fare la pelle sul verdastro. Ragionare per colori assoluti è un errore che si fa tra i principianti e io mi sto sforzando, diciamo, di far salire di un gradino il mio modo di dipingere ed è per questo che sto facendo delle scelte un po' strane dei colori, strane apparentemente, perché non è molto naturale scegliere come base una pelle grigia verdastra. Però se l'avessi fatta con i colori normali, secondo me i colori sarebbero andati un po' a picchiarsi l'uno con l'altro, anche perché io tendo naturalmente a spingere molto la saturazione del colore. E, non lo so, sto provando cose nuove e quindi l'unico protagonista qua sarà proprio il rosso ciliegia e ha funzionato. Il quadro, o meglio il soggetto, si sposa bene con quello che è il suo ambiente, non è sopraffatto e i punti giusti sono ben focalizzati come il viso, il collare che c'è, che sono ben delineati, ma soprattutto anche il petto, insomma, dal petto in su, perché anche lì ci sono i tatuaggi un po' più complessi ed è lì che voglio che l'attenzione si soffermi. Nelle altre parti ho cercato di essere il meno dettagliata possibile. E infatti questa tecnica di bagnato su bagnato aiuta tanto a accompagnare l'occhio dello spettatore dove c'è il punto focale dell'opera.
We'll be right back.
Thank you.
Grazie mille per la visione, spero che il video vi sia piaciuto. Non ho aggiunto alcune cose perché altrimenti si sarebbe dilungato veramente tantissimo. Ci vediamo nella prossima puntata e chissà quale altro dipinto mi verrà in mente. Ciao!